Oggi vi raccontiamo la storia del giornalista Franco Castaldo che, come riporta la relazione della Commissione Nazionale Antimafia, percepisce regolarmente uno stipendio da Mario Ciancio Sanfilippo ma non mette piede nella redazione di Agrigento dal 1996. Ma scopriamo per quale motivo. Era relativo ad un imprenditore, il più grosso degli anni 90, fratello di un noto magistrato che si occupava in quei tempi del giudice Di Pietro, parlo dell'imprenditore Filippo Salamone. Perché io indicai come vicino a Cosa Nostra in quanto all'esito di un'udienza tenutasi a Roma un pentito lo indicava come vicino a Cosa Nostra. Io scrissi questa cosa purtroppo in assoluta solitudine, pur essendo quel giorno presenti in aula anche molti altri colleghi, e venne immediatamente trasferito a Catania. In pratica diedi del mafioso all'imprenditore Salamone, poi condannato in via definitiva per associazione mafiosa, quindi l'imprenditore andò dal mio editore, si sono parlati e la decisione fu quella di trasferirmi a Catania, trasferimento che non ho accettato e adesso resto a casa dopo avere diciamo, vinto tutte le cause di lavoro e conclusasi anche con un cospicuo risarcimento del danno. Un trasferimento che mi impediva di fare quello che bisognava fare in una terra come quella di Agrigento, di cui il mio editore si era anche complimentato e poi d'improvviso evidentemente non era più possibile continuare a fare lo sgabuzzino. Mi mettevano ovunque quando sono stato a Catania nei giorni in cui prima dell'intervento della sentenza ero costretto ad andare a Catania. Lo sgabuzzino già dà l'idea di un'indicazione di posto, cioè tu arrivavi e sapevi di andare in uno sgabuzzino. Non avveniva neanche questo perché il mio posto quasi ogni giorno era quello del collega che quel giorno era di corta. Il giornale non andava male, anzi sotto la mia gestione, Mario Ciancio questo lo sa, quegli anni sono stati gli anni migliori, sia in termini di vendite sia in termini di intesa con il lettore. E in questi 20 anni ho preso anche un risarcimento del danno che è abbastanza rilevante perché ho fatto le cause. Ad oggi ne ho vinte 3 e ho preso 600.000 euro all'incirca, e sono ancora in corso. L'ultima udienza l'ho avuto il mese scorso. Io fino a quando non andrò in pensione farò una causa civile a Mario Ciancio. Io percepisco il mio stipendio dal 1996, giorno. Io sono capo servizi al momento, sì, sono già 20 anni. Non metto piede, certo. C'è chi fa informazione, c'è chi la fa male e c'è chi la fa monopolizzata. Mentre prima il punto di vista della collettività era che era generalmente monopolizzata. È chiaro, Mario Ciancio sa perfettamente bene quello che penso di lui, non sto qui assolutamente ad insultarlo. Per quello che mi riguarda, la cosa che potevo fare era portarlo in tribunale e soprattutto consegnare un dossier di 1200 pagine a mia firma.